Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, questo video specialissimo, guest star la mia mamma! Che è la prima volta, credo, che filmo con lei qua nel mio studio, proprio davanti alla videocamera. Oggi il piano era fare la tinta a mia mamma. Io volevo fare la tinta, questo è un video in collaborazione con Henkel Testa Nera, e quindi la mia idea era, ok, visto che mia mamma si fa sempre la tinta a casa, ho detto questa volta gliela faccio io con la tinta, eccetera, eccetera. Mi ha lasciato fare forse 2 minuti all'inizio, tutto il resto ha preso, ha fatto tutto lei, 2 minuti ha finito, io non so come. L'esperta sono io. Comunque ecco, questo doveva essere un video in cui io invece si è tramutato in mia mamma fa un tutorial su come fare la tinta, questo. E quanto questo è il risultato finale, noi adesso vi lasceremo al tutorial, spero che vi piaccia questo video. Se volete che mia mamma risponda a qualche domanda, scrivete qua sotto. No, come no? No, così nel prossimo vlog la obblighiamo a rispondere. Sono qui ragazza, mi piace scherzare, mi piace ridere. Ok, vuoi dire qualcos'altro a chi ci segue? Che vi voglio bene tutti quanti. Ok. E grazie per il bene che volete a Nicole. Ok. E anche a Tomas, anche a Tomas. E a Gatto Denver. Gatto Denver e Gatta Stellina. Stellina. Che mi ama e vuole fregarmi di gatti, prima o poi tornerò a casa e non li troverò più. Comunque questo è quanto, noi vi lasciamo al tutorial di mia mamma, che ha dovuto fare lei ovviamente, perché io non... cioè non mi ha lasciato fare niente. Quindi a presto. Un bacio, spero vi piaccia il video. Bacio e alla prossima. Grazie. Ciao. Grazie. E siamo pronti con tutto il necessario per cominciare la nostra applicazione del colore. Io come vedete ho già applicato i guanti. E adesso dobbiamo inserire la crema colorante nel flacone applicatore. E questa sarà la nostra miscela. Ok. Prendiamo la crema colorante, apriamo il tubetto, voilà. Ok, fatto. Adesso non ci resta che rimettere il tappo, così, e poi agitare per bene. Mamma, ti piace l'asciugamano? Bellissimo. Hai visto che è Hello Kitty? Riprendimi da qui che ho un brutto brufolo. Il brufolo della Befana. Una Befana a tutti. Bene. Dove ti metti? Facciamo la Befana. Dove ti siedi là? Sì. Siediti. Vai. Fammi bella. Ok, siamo pronti. Adesso andiamo a togliere il tappino. Questo piccolino qua sopra, che mia mamma vi fa vedere, bravissima. Perfetto, e adesso andiamo ad applicare direttamente sulle radici per coprire la ricrescita. Continuiamo, abbiamo fatto la prima riga, continuiamo con la seconda. Brava, così. Ok, mia mamma sta facendo da sé perché dice che è molto più veloce di me perché è pratica. E poi ha sempre usato la testa nera, quindi sa anche come funziona proprio il brand e il prodotto. Sì, è vero. E quindi devo dire che sei molto più veloce di me. L'esperienza vuol dire tutto. Vabbè, ma io ero molto attenta. Adesso mezza Italia sa. Cosa? Il mio biondo naturale, no? Ah! Il giorno della Befana. E la mamma sì, ma questo video non lo vedono il giorno della Befana, mamma. Ah no? No. Devo fare il montaggio e tutto ancora prima. Eccoci. Mia mamma comunque vi auguro buona Befana. Sì, in ritardo allora quando la vedrete voi. Sì. Adesso la parte della nuca. Vuoi che lo faccio io? No. No? Mamma è esperta. Ah, ok. Bene, io quindi non servo a niente. Non è più un segreto che sono esperta. Finito, mia mamma ci ha messo letteralmente 2 minuti, è stata bravissima. Bisogna essere veloci, bisogna essere veloci. Bravissima. Con questo. Ok. Sono ormai un'esperta, ragazze. E adesso cosa dobbiamo? Non me ne vanto. Adesso lasciamo in posa, come dicono qui, che per il colore 9-1, biondo sì. Chiarissimo, dobbiamo aumentare il tempo di posa di 10 minuti. Bene. Adesso, da adesso in poi, lasciamo 30 minuti. Mia mamma sta tornando indietro nel tempo, mentre aspettiamo gli ultimi minuti che la tinta finisca di stare in posa, e mi raccontava di quando lavorava nel salone da
parrucchiera che era giovanissima e si ricorda del brand Testa Nera. Eh sì, nel 1976 si lavorava da una parrucchiera, a quell'epoca avevo 15 anni, ho lavorato lì 3 anni e i prodotti Testa Nera, mi ricordo di questi prodotti, già erano in uso. È passata mezz'ora, sono passati 30 minuti ed adesso andiamo ad applicare il resto del flacone appunto su tutto il resto dei capelli. Bene. Mamma adesso fa da sola. Ok. Ah, ecco che. Okay. Mia mamma dice che lei sa già usare tutto, che lei è già esperta, che usa. Qualità giusta. E i capelli giusti. Io mi ricordo quando ero piccola che usavi sempre le tinte Testa Nera. Mi ricordo anche il flacone che però era leggermente diverso. Adesso l'hanno cambiato. Sì. Spiegaci cosa stai facendo. Adesso stiamo applicando. Adesso, prima abbiamo messo. Anzi, sta applicando mia mamma, visto che non mi fa assolutamente fare niente in questo video. Io ci ho provato, però non c'è verso. No, non è vero. Prima abbiamo messo la tinta sulla ricrescita. Adesso vado a finire tutto il prodotto rimanente. Anche dietro, metti anche dietro. Sì. Più in basso. Adesso mettiamo dappertutto, andiamo a spalmare. Okay. Allora, queste tinte sono fatte anche per quelle fortunate donne che hanno tanti capelli e belli spessi grossi. Sì. Io non ho avuto questa fortuna, i miei capelli sono più invecchio, più radi e sono sottili. Quindi. Però usiamo comunque tutto il prodotto. Io uso comunque tutto il prodotto, certo. In realtà l'applicazione e tutto quanto è veramente una cosa velocissima e molto semplice. Ma bisogna certo aspettare il tempo di posa, però per il resto è veramente veloce e facile. È come farsi uno shampoo adesso. Sì, praticamente sì. Ok, massaggia. Che la tinta diventi omogenea. Ok. Su tutta la capigliatura. Posso massaggiare io o neanche quello posso fare? E in più aggiungerei che ho anche i capelli corti che li ho appena tagliati. No, Nicole, io ho i guanti. Ok, grazie. Io dovevo fare la parrucchiera oggi, invece mi. E mamma ha fatto la parrucchiera quando tu non c'eri. Ok, giusto. Basta. Quando tu non c'eri? Eh no, nel 1976 non eri ancora nei miei pensieri, Nicole. Ok. Sono passati 15 minuti, adesso andiamo a risciacquare. Tutto quanto. Abbiamo cambiato location perché mia mamma preferisce sciacquarsi qua. Volevo farvi vedere anche che adesso andiamo ad usare il balsamo. Il balsamo. Quindi praticamente la tinta lava i capelli già di suo e poi applichiamo questo balsamo. Balsamo Salonplex antidanni. Mamma si merge. Vai, mergiti. Ciao a tutti. Mi mergo qui. Mettiamo qua, abbiamo sciacquato tutto e adesso applichiamo il balsamo. Applicare mamma. Applichiamo. Distribuisco la noce di balsamo su tutti i capelli e lasciamo in posa 3 minuti. Il primo tutorial di mia mamma. Ragazzi, è il mio primo tutorial, Giovanna Befana. Ok, siamo al momento asciugatura. Avevo proprio bisogno di farmi i capelli. Gli ultimi ritocchi. Beh. Sono anni che dico a mia mamma di farsi crescere i capelli, ma non mi ascolta. Ma quando ero giovane. No, quando ero giovane. Ma dai, belli. Cosa ne dici del colore, mamma? Che sono molto contenta. Sì, ti piace? Sì. Belli. Ah, ecco. Così forse lo vedi un po' meglio. Bellissimo, grazie. Grazie Testa Nera. Direi che benissimo. Devi lasciarli crescere, ma a parte questo bene. Ma no, vado in Vespa, ho il casco. Lo so che sei una tipa sportiva. Ho la cuffietta. Lo so. A posto. La mamma è contenta, grazie. Bene. Grazie. Saluto a tutti, mamma. Certamente che saluto tutti. Ciao a tutti, ciao a tutte e tanti bacini e grazie che seguite Nicole. Grazie. Ok, ciao a tutti, vi mando un bacione anch'io. Ma dov'è? Sono al buio, ok? Forse qua mi si vede meglio. Noi vi salutiamo, mandiamo un bacio grandissimo e alla prossima! Ciao! Grazie, ciao!